Allora, comandante, lei si accinge dopo 6 anni a cambiare e iniziare una nuova avventura professionale, andrà a Legnano. Come, insomma, sta vivendo questo momento professionale e anche umano? 6 anni è un periodo importante, importante sul piano professionale, ma anche importante sul piano umano. Ho vissuto un periodo sereno, felice per la mia famiglia, perché Fan è stata accogliente, è stato molto facile entrare anche nel cuore delle persone. Quindi abbiamo creato un circuito relazionale, io e mia moglie Cristina, che ci ha permesso di condividere gioie e a me anche dolori, e di poter far crescere i figli sereni. Questo mi ha permesso di lavorare altrettanto serenamente in un contesto non particolarmente difficile, ma dove comunque l'insidia è sempre dietro l'angolo. Quindi anche in questa realtà così felice abbiamo avuto fatti di sangue, fatti gravi, ai quali abbiamo cercato sempre di dare una risposta con serietà, professionalità, dedizione, e questa è, in estrema sintesi, sono i 6 anni trascorsi a Fan. Come l'ha trovata quando è arrivato e come la lascia dopo questo suo periodo? Fanno bella era e bella rimane, quindi non è cambiato molto. Sul piano della sicurezza, che poi è il piano che mi compete, devo dire che sono stati fatti dei passi in avanti, soprattutto grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali, le quali veramente con un grande sforzo anche sul piano economico hanno seguito quelle che potevano essere le nostre esigenze e i nostri consigli. Quindi in molti comuni del territorio, quindi non parlo solo di Fano, ma parlo ovviamente anche di Marotta Mondolfo, parlo di Pergola, parlo di Fossombrone, parlo dell'Unione del Casre e del Nerone, hanno implementato i sistemi di videosorveglianza con dei lettori targhe. Questa è stata un po' la chiave di volta di quelle che sono le attività, le indagini di natura tecnica, per dare risposta a fatti gravi, ma anche a fatti meno gravi, perché ovviamente anche la persona anziana truffata con le più svariate scuse è un soggetto debole a cui noi dobbiamo dare una risposta. Questo è uno strumento che ci ha aiutato e ci aiuterà a dare ovviamente una risposta sempre più precisa e puntuale. In un'ipotetica classifica di reati, diciamo, quali sono quelli che in questi 6 anni l'hanno impegnata maggiormente? Quali sono un po' le punte di diamante sulle quali avete dovuto intensificare maggiormente la vostra attività? Allora, noi registriamo un calo importante dei reati predatori. Per reati predatori ovviamente intendiamo rapine e furti, soprattutto i furti in abitazione, che sono quelli che incidono moltissimo sul piano della sicurezza percepita. Ahimè, invece, sul trend nazionale abbiamo, non dico una crescita, ma una costanza per quanto riguarda i reati nell'ambito familiare. È il contesto che ci vede maggiormente impegnati, perché è un contesto delicato dove devi entrare in punta di piedi, perché uno, se sottovaluta il problema, poi rischia ovviamente il fatto grave; se sopravvaluta il problema, magari utilizziamo degli strumenti eccessivi e andiamo ovviamente a minare quello che può essere un percorso familiare, ancorché turbolento, ordinario. E quindi lì serve veramente una grandissima sensibilità, e la nostra rete di comandanti di stazione, parlo ovviamente dei 13 comandi di stazione, dei relativi comandanti che hanno esperienza, maturità e la giusta sensibilità per individuare sempre qual è l'approccio migliore. Poi è normale, sono scelte, sono valutazioni condivise ovviamente con l'autorità giudiziaria, ma sono pur sempre valutazioni. Quindi reati predatori in calo, reati familiari nell'ambito, diciamo, delle mura domestiche se non in crescita, diciamo, comunque sia, si mantengono costanti. Poi abbiamo i soliti problemi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. È un problema annoso, un problema che c'è stato, c'è e ci sarà, problema che crea un danno enorme sul piano della salute, che genera profitti per la criminalità comune e a salire anche per la criminalità organizzata. Noi abbiamo fatto molte diverse operazioni, cerchiamo di contenere, cerchiamo di arginare il fenomeno, ma il fenomeno è veramente complicato da sradicare.
Per quanto riguarda invece fatti che hanno riguardato atti, diciamo, violenti o comunque commessi mediante esplosivo, noi abbiamo cercato anche lì di dare un segno importante. Recentemente abbiamo fatto un'attività di indagine, abbiamo individuato una banda proveniente dalla Puglia che dedita al furto mediante esplosivo dei bancomat, quindi ecco, ad ampio raggio. Ovviamente i casi più eclatanti, i casi che hanno avuto bisogno di maggiori energie, sono i reati di sangue, i fatti di sangue, parliamo ovviamente dell'omicidio Grilli in ultimo, ma non ultimo, il quale ovviamente ha assorbito tutte le nostre risorse per andare a individuare quella che era poi un gruppo di 4 persone provenienti in parte anche da altre regioni, e quindi lì era importante ovviamente dare come sempre una risposta. Siamo stati in grado di darle, e questo ovviamente ci rende molto orgogliosi. In tutte le operazioni che avete fatto, azioni sul territorio, c'è qualcuna che magari facendo una scala è rimasta particolarmente nella sua memoria, quella della quale va maggiormente magari orgoglioso o fiero insieme ai suoi uomini? Allora, per essere onesti, le indagini principali a Fano le faceva prima il maresciallo Mauro Amati, e le fa oggi, o le conduce, le dirige con i suoi uomini, le conduce il capitano Luigi Grella, ovviamente con il supporto e con l'esperienza dei comandanti di stazione e con il personale alle dipendenze del comando della stazione. Sono loro che sono i referenti diretti dell'autorità giudiziaria, quindi il mio è un compito di coordinamento, il mio è un compito legato al dare le giuste risorse al momento giusto. È ovvio, mi porto dietro la mia esperienza, quindi posso dare solo che dei buoni consigli, posso dare che delle indicazioni, e quello che tendenzialmente ho cercato di fare è quello di portare un metodo. Io ovviamente sono figlio di una scuola, tutti noi siamo figli di scuola, una scuola tecnica, dove l'informazione deve essere acquisita in maniera genuina, con applicazioni tecniche, con intercettazioni ambientali, GPS. Questa è la mia scuola, è quello che ho cercato di, con le risorse a disposizione. Sempre provengo da una scuola dove è altrettanto importante l'analisi analitica del territorio, quindi ancor prima di aggredire un fenomeno occorre fare un monitoraggio molto attento a tutto tondo, la microcriminalità, la macrocriminalità, l'eversione, per poter dire c'è o non c'è infiltrazione mafiosa. Noi dobbiamo fare un lavoro certosino, analitico, non può essere legato alla sensazione. Quindi ci sono dei reati spia che devono essere individuati e analizzati, occorre verificare se ci sono delle spostamenti importanti negli assetti societari, se ci sono afflussi importanti di capitali in quelle che sono le aziende strategiche del territorio. Ovviamente faccio riferimento al Movimento Terra, faccio riferimento alle cave, faccio riferimento a un mondo potenzialmente vulnerabile. Quindi l'attività tecnica pura, che ti dà un'informazione genuina, è un'attività analitica di controllo del territorio, i soggetti dormienti, cioè coloro che ancorché in passato sono stati condannati per reati associativi. Ecco, è importante sapere, conoscere, per avere una base, una piattaforma informativa per poi di fatto organizzare un'attività di natura tecnica e investigativa. Ecco, safety e security sono entrati nel lessico comune di tutti noi, la sicurezza, i fatti di Torino, insomma tutto ha fatto cambiare un po' il mondo attorno a noi. Voi anche come arma e come anche comando qui di Fano siete sempre stati impegnati anche su questo fronte in maniera importante. Il contesto dell'ordine e la sicurezza pubblica è una materia di stretta pertinenza del questore. Quindi noi abbiamo ovviamente lavorato e collaborato sotto la direzione del questore, il quale è appunto in ambito provinciale responsabile. È normale che se su Fano abbiamo un commissariato che ha il polso della situazione, su tutto il resto del territorio della compagnia, che ricordo arriva fino a Cagli, Cantiano, Pergola, San Lorenzo in campo e scendere, parliamo di 17 comuni, lì siamo presenti
solo noi come forze di polizia, quindi dobbiamo dare un contributo per quanto riguarda le informazioni necessarie per attrezzare un servizio di sicurezza adeguato e poi dobbiamo contribuire nell'esecuzione del servizio vero e proprio. È normale, le cose sono cambiate, si è irrobustito lo strumento e quindi anche le risorse da destinare a questo specifico servizio. Poi fatti di cronaca anche recenti nella provincia limitrofa ci hanno ricordato l'importanza, in maniera drammatica, l'importanza di quelle che è il rispetto di tutte le norme che riguardano la sicurezza. Da lunedì si parte con Legnano, una nuova destinazione. Voi nel DNA avete questa cosa di dovervi spostare su tutto il territorio. Come affronterà questo nuovo impegno? Che cosa troverà? Si è già preso contatti con la realtà locale? Sì, io sono stato già a Legnano. Parlare di Legnano è ovviamente assolutamente prematuro. Sì, è nel DNA della nostra organizzazione, di cui io ne vado francamente fiero ed orgoglioso. È particolarmente doloroso per gli affetti personali, familiari, però è il nostro vanto, perché tutte le organizzazioni dello Stato variano i vertici, invece noi, anche noi quadri intermedi, nella mia organizzazione, anche noi quadri intermedi variamo. Questo che significa? Significa che tu crei un bagaglio di esperienze e arrivi in un nuovo territorio dove in qualche modo queste esperienze provi a trasmetterle. Nel frattempo accumuli altre esperienze, ricevi altre esperienze e questo ovviamente serve a poter guardare intanto con un occhio unitario i fenomeni, i diversi fenomeni che avvengono in tutta Italia. Io personalmente ho lavorato, ho vissuto a Palermo, ho vissuto a Reggio Calabria, ho vissuto in Toscana, alle Marche, adesso vado in Lombardia e questo, ecco, mi permetterà di avere più o meno un quadro, una visione insieme di quelle che possono essere in realtà le varie realtà italiane, ma anche i modi di operare, i contesti sociali e quindi è un trasmettere appunto esperienze. Quindi ecco, con questo io con questo convincimento mi approccio a questa nuova esperienza che sarà sicuramente entusiasmante, come tutte le nuove esperienze, sono un grande stimolo, sicuramente variare ti dà una grandissima spinta a far bene, a far meglio, perché tanto tutto quello che hai fatto conta il giusto, nel senso che poi conta sempre quello che fai e quello che farai e questo ovviamente aiuta molto a dare la giusta energia, la giusta grinta e la giusta voglia di ben fare. Allora adesso andrà a Legnano, una nuova destinazione, però sappiamo che ha preso casa a Fano, quindi comunque un legame con questo territorio rimarrà. Anche lì in genere è una frase fatta, non è un addio, un arrivederci, nel mio caso è concretamente un arrivederci, perché insomma, ecco, questa è la dimostrazione che non sono parole, ma il legame con la città è fortissimo. Io credo che Fano sia una città veramente bella, gradevole, dove si vive bene, anzi a volte mi lamento con i fanesi che sono un po' brontoloni perché hanno avuto il privilegio di nascere, crescere, studiare, trovare un lavoro, sposarsi e quindi dicono voi siete dei fortunati, per chi per scelta o per necessità non è stato così fortunato e ha girato un pochino l'Italia, ecco, sono in grado di dare l'esatta misura del bello che c'è a Fano, perché poi noi tutti ci abbiamo circondarsi del bello e Fano è una città che solo passeggiare in centro ristora il cuore.